Sono 8 mesi che non fai più una trasmissione. Ha scritto sul un commento al mio canale uno dei miei followers e considerato la sua fedeltà, diciamo, e anche il conto del tempo che ha fatto, ho deciso di riprendere. In questo periodo non facile, ammesso e non concesso che ce ne sia stato uno nella storia dell'umanità, con una serie che ho deciso di chiamare I temi forti, che hanno attinenza sia con la filosofia, sia con la vita spirituale, sia con la vita cristiana. Il primo tema forte che affrontiamo è quello della solitudine. Vi ricordate Laura Pausini, che è stata nella vetta, nella hit parade, con quella sua famosa canzone La solitudine? Se vi andate a riguardare l'official video, si vede lei che canta ed è circondata praticamente da nessuno, ha solo il suo cane che coccola continuamente e canta queste parole: chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai. Poi, immaginando di essere una studentessa, dice: a scuola non ne posso più, studiare è inutile. E conclude: non è possibile dividere la vita di noi due. Quella canzone di Pausini fece un grande successo e dimostrò una cosa che certo non è servita alla Pausini a dimostrare: le persone sono sole in genere. Lo possono essere anche in mezzo alle persone, per esempio in mezzo a tanta bellezza. Il primo ad accorgersi che avendo dato la bellezza massima all'uomo, l'uomo non poteva restare solo, fu proprio Dio. Nel racconto di Genesi 2,18, dopo avergli dato tutto il paradiso terrestre prima del peccato, Dio disse: non è bene, non è possibile che l'uomo resti solo. Ora, il problema è che una volta che si creò, così ci dicono le origini della storia dell'umanità secondo la Bibbia, una volta che si creò la comunione, l'essere umano da una parte imparò che in due si stava meglio, Adamo ed Eva godevano in due, diciamo, il paradiso terrestre, ma che in due si poteva anche più facilmente cadere. E infatti l'uno o l'una, non importa chi, tentò al male l'altro. E chi tenta al male fa il male, perché nel momento in cui tenta un altro al male lo fa egli stesso. Quindi poi l'uomo e la donna, che avevano costruito una compagnia e vinto la solitudine, si moltiplicarono, ma la metà della loro generazione, Caino e Abele, quindi la metà, cioè Caino, commise un grosso sbaglio verso l'altra metà. È sempre così quando si passa dalla solitudine alla comunione, è un rischio da correre. Ebbene, diciamo che le persone sono sole, è vero, possono essere sole, possono sentirsi sole e possono anche, come dire, denunciare, lamentare, verificare delle circostanze che confermino questa loro solitudine. Però bisogna anche dire che ci sono persone che sono particolarmente esperte ad agire in una maniera tale che poi alla fine rimangono sole. La differenza qual è? La differenza sta tutta nella coscienza, nella consapevolezza, non sta tanto nel, come dire, nel contare le emozioni di solitudine che si avvertono, sta nel rendersi conto di una cosa fondamentale. Qui sta la consapevolezza, che i pensieri, le parole, le opere, le omissioni, proprio per, come dire, seguire anche l'atto penitenziale della messa, possono aumentare, possono diminuire il precipizio verso quella solitudine che soffriamo. Per cui quando siamo in condizioni di solitudine, il problema è: che cosa fai per vincere, per affrontare la tua solitudine? Dunque il problema sta in quella parola magica, che è stata resa magica soprattutto dal linguaggio cristiano, la conversione. La conversione di se stessi non è una questione soltanto di tipo etico,
cioè comportati meglio, fai azioni migliori, non fare il male. Ma la conversione è soprattutto un atteggiamento interiore, un atteggiamento di autocoscienza, nel quale, ok, alle lamentele dovrebbe seguire il guardarsi allo specchio e poi dovrebbe seguire il rendersi conto degli errori fatti, il chiedere scusa, non sempre si ha l'umiltà o la possibilità di farlo alle persone che sono state vittime di questi errori e poi ancora approfittare di tutte le occasioni che abbiamo per mettere qualche punto buono nella vita e poi ricominciare. Se guardiamo, diciamo, il tema solitudine, questo tema forte dal punto di vista dell'esistenza cristiana nel Vangelo, noi lo vediamo per esempio anche in una maniera molto positiva, lo vediamo scendere in campo come una scelta di solitudine. Per esempio il Vangelo di Giovanni 6,15 ci racconta un piccolo logion su Gesù che non si conosce, che a un certo punto Gesù, dopo aver moltiplicato i pani e i pesci, aver sfamato 5.000 persone e avere dunque acquisito un'enorme popolarità, sapendo che stavano venendo per farlo re, si ritirò, scappò via e si ritirò sulla montagna tutto solo. Quindi Gesù cercò la solitudine perché capì che la solitudine in quel caso, diciamo, era l'unico modo per poter salvare, come dire, non la sua anima, perché non aveva bisogno, essendo il figlio di Dio, ma dette un esempio di come attraverso il ritiro della solitudine si può evitare una impropria popolarità. Il personaggio umano che Gesù incarnò con la sua incarnazione, non era certo uno che stava solo, non era un eremita, la parola eremon che significa deserto, dice chi sono gli eremiti, anzi era uno che amava la compagnia tantissimo, lo vediamo spesso in mezzo alla gente. Alcuni film un po' di basso livello su Gesù lo raffigurano come una specie di viveur, come un raffinato gaudente, ma in realtà noi sappiamo che lui preferiva la compagnia, anche se un po' numericamente limitata, dei suoi discepoli. C'è un brano del Vangelo di Marco in cui, vedendoli stanchi, dice: venite in disparte con me in un luogo solitario e riposatevi un po'. Dunque, mise insieme la solitudine, il luogo solitario e la compagnia di persone da cui era molto amato. La scelta della solitudine, nella storia del cristianesimo si è subito concretizzata attraverso forme che già nel fine secondo, primi terzo secolo d.C. erano già molto chiare, le forme dell'eremitismo, poi del monachesimo, che è stato uno sviluppo, diciamo, dell'eremitismo, poi ancora nella vita di tante religiose, dei sacerdoti e più fortemente dopo il Vaticano II anche i laici hanno imparato a scegliere la solitudine. Per esempio, ci sono laici che fanno ritiri, che fanno esercizi spirituali, che pregano e celebrano la liturgia delle ore, come pure, diciamo, tutte le forme di ricerca della solitudine nella natura, sono un fatto, diciamo così, ormai assodato per gli amanti della natura. Quindi la solitudine è un tema forte e come ogni tema forte non ha delle password sicure. Cosa voglio dire? Non ha dei modi sicuri di essere risolta. Occorre sicuramente stare soli, imparare a stare soli, soprattutto ve lo dico personalmente, quando siamo vittime di un affogare continuo nel lavoro oppure in compagnie insicure, maldicenti, cattive. Però anche occorre, e qui è il paradosso, non stare troppo soli. Ed è per questo che anche solo con la volontà bisogna fare di tutto per cercare di stare con, di condividere, di coabitare, togliendosi dalla testa quello sciocco pensiero per cui io posso stare solo con grandi amici. Io credo nella vita, ho quasi 70 anni, grandi amici ne avrò 5-6, poi ci avrò 5.000 conoscenti, però mi fa piacere stare con degli amici, uno è qua di fronte a me, ma
la maggior parte delle volte sto con dei conoscenti, delle persone che conosco, ma è anche un modo quello di vincere, diciamo, la solitudine. Attenti poi, e mi avvio alla conclusione, all'insidia della solitudine. Quali sono le insidie? La prima insidia è senz'altro un grande potere che hanno gli altri su di noi quando siamo troppo soli. Perché quando siamo troppo soli è più facile essere tiranneggiati, perché accettiamo tutto e tutti. Quando la solitudine, per esempio, è legata alla questione del senso barra non senso della vita, facilmente si diventa preda delle sette religiose. Come pensate che i testimoni di Geova, altre sette, riescono a, come dire, rassodare le loro congreghe, diciamo, se non andando a prendere le persone un po' sole e disperate? La seconda insidia è quella grande autocommiserazione che le persone fanno nella solitudine. È una forma anch'essa di perfezionismo, perché essere soli a volte diventa volutamente isolarsi e ritenere tutto il mondo e le persone del mondo tutte sbagliate, tutte colpevoli nei nostri confronti. Questo è tipico di certi intellettuali così metrapansé che credono di essere gli unici a pensare, ma anche di tanti delusi dalla vita che però fanno sempre fatica a distinguere le circostanze concrete che stanno vivendo dal tutto della vita, che è diversa da quelle circostanze. La terza e ultima insidia è che nella solitudine della mente a volte si alimentano i falsi bisogni. Pensate a chi sono le peggiori vittime del consumismo che fa spendere e fa anche impoverire. Non sono le famiglie solide dove i fondi, gli stipendi, i guadagni si gestiscono insieme, anche insieme ai figli, eccetera, ma sono le persone molto isolate che cercano di riempirsi di cose per riempire la loro solitudine. Concludo con una bellissima preghiera della Bibbia, è la preghiera che fece la regina Esther nel libro di Esther, Antico Testamento, vi consiglio di leggere, è una preghiera che lei fece quando fu scelta come regina, ma venne a sapere che il re incoscientemente voleva mettere a morte tutto il popolo ebraico a cui lei apparteneva. C'è un bellissimo brano che dice: Esther cercò rifugio presso il Signore e gli disse così: vieni Signore in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso all'infuori di te. Alla prossima!